Salve a tutti! E allora, andiamo a conoscere dove trovare i cavalli per il nostro motore. O perlomeno questa è la domanda che mi viene fatta più di frequente. Quindi chi mi chiama a volte mi dice: ma con questa modifica quanti cavalli andiamo a recuperare? Allora, la domanda è incompleta. Perché? Perché bisognerebbe anche sapere quanti cavalli andiamo a perdere nelle modifiche che andiamo a fare, in che senso andiamo a perdere, perché specialmente nella fase della rotazione del motore ci sono degli organi che vanno a convertire un po' la potenza che viene sviluppata, viene trasmessa alle ruote, e altri componenti che invece assorbono potenza per la funzionalità del motore in rotazione normale. Questo. E allora, io sono sempre con l'idea di far comprendere un po' l'importanza della lettura del profilo della gamma, perché poi è come un direttore d'orchestra che va a dirigere la propria struttura dell'orchestra, nel senso che se non c'è qualcuno che va a dirigere tutti questi componenti, alla fine si avrà un suono tutto confusionale, no? È lo stesso nel motore, quindi nel motore quello che va un po' a sincronizzare sia l'entrata dell'aria dentro il cilindro, sia anche il comportamento della fluidinamica, ma anche un po' tutto il sistema della distribuzione, quindi tutto, anche le varie fasi di assorbimento di potenza che ci sono dentro il motore, lo va a comandare la lettura della Brabham. Perché è importante conoscere il profilo e non soltanto avere quei dati di apertura, chiusura e l'alzata massima? Proprio perché attraverso, qui ho recuperato un foglio che avevo stampato qualche tempo fa. Qui andiamo a vedere i due grafici di lettura dei due bocciole, sia di aspirazione e scarico, che andiamo a effettuare con la lettura dell'attrezzo. Però quello che andiamo a stabilire è intanto che cos'è qui. Abbiamo due possibilità di profili dei boccioli. Ci sono dei profili di boccioli simmetrici e asimmetrici. Che cos'è che va a cambiare? Quelli simmetrici hanno la menzeria uguale e quindi il fianco di salita è uguale al fianco di discesa, e nello stesso tempo anche le rampe sono uguali, sia di apertura che di chiusura del bocciolo, sia di scarico che di aspirazione. Nel profilo della gamma asimmetrica abbiamo la salita qui del fianco del bocciolo, che è differente rispetto alla discesa, proprio per andare a compensare alcune forze che andiamo ora poi a vedere con dei grafici e dei comportamenti della lettura della gamma che andiamo ad avere. Proprio perché anche la rampa di chiusura con quella di apertura a volte sono asimmetrici, proprio in questo caso, cioè non sono uguali, proprio per andare a contrastare le forze della molla. E allora, da qui andiamo un po' a vedere anche dalla struttura della lettura del profilo della gamma. Ci serve per delle formule che andiamo a calcolare, perché tanti mi chiedono: ma di quanti chili vado a caricare un po' la molla in base a queste modifiche che sto andando a fare? Quindi, punto interrogativo. Se non andiamo a conoscere la lettura del bocciolo, non lo possiamo sapere, o perlomeno ci possiamo arrivare, ma non sappiamo se andiamo a caricare le molle in più o in meno, o se nella fase di apertura e chiusura, se non andiamo a leggere bene queste rampe, non andiamo a dare il giusto gioco di sondaggio attraverso il funzionamento dei bicchieri o della parte del bilanciere. Proprio perché se il gioco è eccessivo, con l'utilizzo della rotazione del motore, con il tempo va a distruggere proprio l'appoggio sede valvole. Quindi voi vi vedete le sede valvole che si vanno a creare dei gradini di consumo. Questo è dovuto proprio
al profilo del bocciolo che non viene dato anche la giusta tolleranza per andare a funzionare per bene. E da questa lettura del grafico che andiamo a stabilire, attraverso delle formule andiamo a dare il giusto carico molla affinché dobbiamo avere la molla che cosa serve? Deve contrastare l'accelerazione della parte mobile del bicchiere e nello stesso tempo non deve andare a sfarfallamento tutto il componente della molla, pacchetto del bicchiere, valvola, quindi questo va a incidere sulle prestazioni del motore. La formula è quasi completa, nel senso che ci manca soltanto un ulteriore dato. Quale sarebbe? Quello di estrema importanza. Che, visto che andiamo a conoscere il profilo di lettura, possiamo dare i chili giusti sulla molla, avendo il peso della valvola, della molla, dello scudellino, e di questo discorso poi vi racconterò anche delle storie che mi sono successe, proprio perché a volte tanti ignorano addirittura il comportamento della distribuzione e i suoi componenti, però ne parliamo poi più avanti. E allora, stavo dicendo, sul discorso del profilo che andiamo a leggere, ci sono delle leggi di accelerazione che abbiamo e delle velocità sulla parte mobile della distribuzione. Questo va a incidere poi con il carico delle molle per non avere sfarfallamenti al motore nella rotazione. Però che cosa succede? Se andiamo a caricare di troppo le molle come forza, ci troveremo che nella rotazione che vogliamo arrivare a 9.000 giri, 8.000, quello che sia le caratteristiche del motore, possibilmente andiamo a caricare di oltre i chili dovuti il carico molla e ci ritroviamo poi a fine componenti tutte assemblate un carico molla eccessivo, quindi abbiamo un'usura dei bicchieri, un'usura del bocciolo della gamma, potenza che viene assorbita, quindi tanti a volte vanno a fare delle modifiche, come mi è successo a me che mi hanno chiamato, invece di avere i cavalli giusti per le modifiche che sono andate a fare, si ritrovano poi con delle perdite. Quelle perdite sono proprio attraverso il pacco molla che è stato caricato oltre, e quindi si deve andare un po' a studiare gli alleggerimenti sulle valvole, anche sulle molle, sui bicchieri, però questo qua poi al limite ne parleremo singolarmente poi anche su qualcosa più avanti. Però l'unica formula che mi manca per adesso di andare a completare è questo carico che viene assorbito dalle molle. Quindi in base all'utilizzo del motore che vogliamo avere, possiamo dire che sì, ne andiamo a recuperare 30 cavalli, ma possibilmente ne andiamo a perdere 20 perché andiamo a caricare di oltre il dovuto il pacco molla. Quindi se andiamo a sommare poi una valvola, due valvole, quindi in un motore che ne abbiano 16 valvole o addirittura 20 o quelle che siano 24 se non 6 cilindri o vari motori frazionati, abbiamo giustamente un assorbimento di cavalli attraverso il pacco molla. Quindi il componente di lettura dei boccioli, sia che sia fatto automaticamente oppure manualmente sul motore, ma lì poi ci sono dei piccoli errori di lettura che già qui vengono un po' sistemati con le formule che poi andiamo a vedere sul programma, ma manualmente viene un po' difficile. Io ci ho passato prima e vi ho fatto anche qualche video che vi ho fatto vedere proprio sulla lettura e sull'impostazione che si potrebbe andare a fare sul motore stesso, però così è molto più facile e andiamo ad avere dei grafici reali, perché attraverso la lettura che poi è reale del bocciolo andiamo ad avere il carico giusto sul pacco molla. Quindi questa è l'importanza che poi si va a fare in tutta la lavorazione del motore. Quindi, siccome l'albero a camme che va un po' a fare funzionare bene tutta l'inquadratura del motore a livello fluidodinamico, pacco molla,
e ad avere dei guadagni o no attraverso la lavorazione del motore. Quindi dedichiamoci qualche minuto in più a conoscere bene la Black Cam, perché poi tutte le altre lavorazioni sono una cosa che vengono poi fatte di seguito, e quindi in base un po' alla struttura che abbiamo sulla testata andiamo ad accoppiare bene la Black Cam. Sulla Black Cam che andiamo a conoscere bene il profilo, andiamo a caricare il pacco molla e da lì andiamo a scoprire se dobbiamo alleggerire la valvola, se dobbiamo caricare un po' più la molla. E quindi queste sono delle cose che andiamo a fare, ma avendo soltanto i dati di lettura. Non avendo questo, possiamo andare soltanto alla cieca o soltanto con l'esperienza che tanti di voi hanno, onestamente, più di me, perché quello che si hanno lavorandoci sul motore è molto di più di quello che poi uno va a fare delle conoscenze. Però passiamo un po' a vedere i grafici di lettura. E allora, eccoci qua con il grafico di lettura. Ripeto, dopo questa acquisizione che andiamo a fare sulla lettura del bocciolo, rilevando tutte le misure possibili, quindi l'apertura, chiusura, l'alzata massima, quello che andiamo ad avere, non facciamo altro che andare poi a estrarre questa colonna poi delle letture delle varie alzate. Lì andiamo a riportare attraverso questo foglio di grafico che viene riportato in questa parte del profilo qui, sul foglio viene impostato il profilo in base alla lettura che andiamo ad avere. Da qui vengono poi rilevati tutti i dati per poter andare a decifrare le velocità e le accelerazioni che abbiamo sul profilo e quindi sulla parte della punteria che va a lavorare su questo profilo del bocciolo. Da qui lo andiamo a rilevare, tutti i dati che vengono immessi qui all'inizio, quando vengono riportati tutti i dati di lettura. Da qui c'è una serie di formule per andare a calcolare un po' le velocità e andare ad avere i dati che ci interessano poi a noi. E su questo, diciamo, voglio ringraziare un mio amico, diciamo, fans, che già conosco da un po' di tempo, che è un ingegnere che mi sta aiutando in tutto e per tutto, sia nel decifrare un po' tutti questi parametri di lettura che anche a mettere a punto anche il sistema di lettura delle camme, anche sul banco d'equilibratura che a breve dovrò portare a termine. Quindi non faccio che poter ringraziare l'amico Giacomo di Roma che mi sta dando un aiuto, e quindi se dobbiamo possiamo rilevare questi dati sulle camme e conoscere alcuni comportamenti, anche voi stessi indirettamente lo dovete a questo ragazzo che mi sta dando una mano d'aiuto, perché altrimenti non ce l'avrei mai fatta a rilevare questi dati che posso condividere con voi al di là delle conoscenze. E allora andiamo a vedere su questo profilo, poi si va a determinare, come abbiamo visto nella pagina precedente, tutta una serie di calcoli, e non viene fatto altro che rilevare questo grafico che andiamo a vedere qui, la velocità sulla punteria che andiamo a rilevare sul discorso della sempre riferito a questo bocciolo. Quindi quello per lo scarico è un conto, sull'aspirazione andiamo a rilevare poi le diverse velocità, perché va a cambiare sia il peso della valvola e quindi va a cambiare un po' anche le accelerazioni che abbiamo sul tipo di profilo. E da qui andiamo a vedere che abbiamo il picco di velocità massimo, dove abbiamo, come vi ho detto io prima, sulla rampa di accostamento qui prima del fianco. Quindi in questo punto qua andiamo ad avere la massima velocità, perché proprio andiamo a dare proprio uno schiaffo sulla punteria per poter aprirsi. E da qui ci sono delle rampe che hanno un accostamento più lungo
proprio per evitare, come vi ho detto, nella geometria del profilo asimmetrico, per evitare degli scompensi o all'apertura o chiusura, e nello stesso tempo andando a studiare un po' questi comportamenti, andare a fare degli accorgimenti sulla parte della punteria. E da qui, da quello che poi mi è stato un po' anche spiegato come va a funzionare, abbiamo la massima velocità, poi da qui andiamo verso la velocità del profilo della parte più alta del bocciolo, che sarebbe poi determinata al centro, perché un po' qui abbiamo, come si può dire, le decelerazioni, perché la parte della punteria che fa sale arrivando qui, abbiamo poi quel punto di transizione, come lo abbiamo anche nel pistone, che poi va a riascendere, e quindi da questa parte in poi abbiamo poi l'altra velocità, che arriverà prima della rampa di discesa, qui dell'ultima chiusura della rampa, per avere poi man mano una velocità sempre minore fino alla chiusura del pacco valvola. E da qui andiamo un po' a studiare pure il discorso delle accelerazioni sulla punteria, quindi andando a calcolare il peso che andiamo a mettere qui in questa parte. Andiamo a rilevare, alcuni dati sono un po', come dire, così, per andare a fare un po' un primo calcolo, quindi non sono veritieri al 100%, però alcuni dati sì, e altri si dovevano poi aggiustare nella fase finale. Però da questo andiamo a vedere che dovremmo inserire qui il peso valvola, quindi il piattello, tutto il peso della punteria stessa, le chiavette, un po' il peso molla, proprio per andare un po' a dichiarare quali sono le forze che agiscono sul profilo che andiamo a fare proprio sulla lettura. Per questo dico è sempre importante. Da qui abbiamo due forze che agiscono. Una è una formula calcolata un po' sulle masse, quindi una formula generica, non conoscendo il profilo di lettura. Quindi questo è lo sbaglio un po' che si va a fare, cioè non è tanto uno sbaglio, ma si va a caricare di troppo il peso della molla. Difatti, qui abbiamo un peso di 79 kg di forza che dobbiamo contrastare, cioè dobbiamo andare a mettere sulla molla per contrastare il discorso di questa alzata. Invece, con l'altra formula ne abbiamo 117, proprio perché non è rilevata con il profilo di lettura, e questa è un po' la differenza che dobbiamo andare a avere. Difatti, poi da questi chili che dobbiamo andare a inserire con un margine sempre di sicurezza, andiamo ad avere queste due curve, che sono un po' quelle più importanti, che vanno a rilevare un po' il grafico di contrasto alla forza che abbiamo sul profilo della molla, che sarebbe questo in azzurro. Quindi, se vorrei far avere, vediamo un po' di aumentare. E allora, vediamo se ho aumentato qualche cosa. Sì. E allora andiamo a vedere un po' meglio qui. E allora, questo è l'andamento delle forze di accelerazione che abbiamo sulla punteria sul profilo dell'Abraham. E queste sono le forze che andiamo a contrastare. E vedete, qua sono leggermente superiori, ma giustamente lo dobbiamo andare a dare proprio per avere poi un cedimento della molla stessa, che un po' si va poi a cedere sul discorso di montare e man mano che va girando il motore. Però abbiamo sempre un margine di sicurezza che non dobbiamo mai scendere sotto questa linea blu. Quindi questo calcolo viene un po' a farci conoscere il peso molla ideale che dovremmo avere sulla parte della punteria. Su questo discorso, poi, che più là porteremo poi più avanti anche come altra soluzione, non facciamo altro che andare a prendere pure, cioè andare ad avere un altro grafico di questo portata, dove andiamo ad avere le perdite in attrito che andiamo a avere andando a caricare di più, diciamo, la molla.
Quindi se andiamo a caricare di più la molla, vediamo che con questo tipo di carico andiamo ad avere, che so, una potenza assorbita di 30 cavalli. Con l'altro carico di molla in più ne andiamo ad avere 50. Quindi poi dobbiamo valutare un po' le forze che dobbiamo andare a caricare sulla molla, proprio perché, come ripeto, tanti non vanno a trovare i cavalli giusti proprio per questo indice di carico molla eccessivo. E quindi, ripeto, questo un po' viene tutto sviluppato dalle formule che vengono rilevate da questo tipo di lettura che dobbiamo avere a conoscenza del profilo del bocciolo. E quindi, ripeto, questo è quello che un po' è l'importanza vera e propria di tutta la parte dell'albero a camme, a parte che va a comandare tutta la parte della fluidinamica, ma dobbiamo vedere pure di quanto va ad assorbire il motore a livello di potenza assorbita per il trascinamento di tutto il pacco molla che dobbiamo avere sulle varie molle che dobbiamo avere sul motore. E allora, spero di avere fatto capire qualche cosa poi sul discorso proprio che dobbiamo avere sul gioco valvola. Come ho accennato prima, se abbiamo da qui lo andiamo a rilevare poi il gioco valvola nella fase di lettura, quindi dalle letture che vado ad avere sul foglio di lettura qui, andiamo a rilevare il giusto gioco da dare sulla rampa di apertura, perché se dobbiamo andare diamo un gioco eccessivo, andiamo ad avere una parte di questa accelerazione, un po' di velocità che va a comandare anche tutta la parte anche del calco dell'accelerazione, che un po' va a funzionare male. Quindi lo andiamo ad avere ancora più veloce la parte di impatto del piattello sul fianco della valvola. E quindi questo va un po' a distruggere in fase di chiusura specialmente il discorso della tenuta della valvola sulla sede valvola, perché camminando con questo gioco eccessivo non farà altro che andare a consumare la sede valvola, proprio perché, come andiamo a vedere un po' grossolanamente dai dati che vengono rilevati, anche qui lo andiamo un po' a rilevare, ci sono dei saltellamenti nella fase proprio di chiusura della valvola, perché va a fare dei non è la valvola che arriva, si chiude di botto e poi il motore l'abbiamo chiuso, ma nella fase di chiusura avviene per inerzia, quindi per la velocità di inerzia, un saltellamento nella fase di chiusura. E questo lo dobbiamo addolcire nella fase di chiusura con questo profilo che dobbiamo andare un po' a leggere sul fianco della gamba letta, e lo andiamo a rilevare per dare il giusto gioco, perché non deve essere eccessivo. Tanti danno un gioco leggermente superiore a quello che dovrebbe essere la gamma, quindi dobbiamo arrivare al margine inferiore tale da non rimanere la valvola chiusa quando poi il motore diciamo in temperatura. D'accordo. Vediamo poi di fare un altro video su questo discorso un po' dei cavalli che andiamo un po' a perdere per assorbimento delle paccomolle. Quindi appena avrò un po' tutto l'altro quadro più completo, andiamo a vedere pure l'altro comportamento di grafico, come si va a comportare, ripeto, sempre sulla lettura che andiamo a fare. Su questo discorso poi farò qualche altro video dedicato anche sulla 500, come andare a rilevare la giusta messa in fase, e vediamo più avanti di portarla anche a fare conoscere il comportamento rilevando una lettura con la messa in fase dell'albero a camme. Quindi ci aggiorneremo più avanti. Ok, lasciate un mi piace se è stato di vostro gradimento il video e ci aggiorneremo al prossimo video.